nelle viscere della terra grazie al gruppo Speleo-Montorfano. Siamo andati alla scoperta di nuovi siti minerari tra la Valle Camonica e la Valle di Scalve, dove gli esperti stanno riportando in luce pezzi di storia. Ad ogni esplorazione emergono nuovi elementi. Le ultime miniere all'attenzione del gruppo Speleo-Montorfano sono in Valle di Scalve, ad una quota di circa 2000 metri, la già conosciuta miniera del Giudizio di Pisogne. Qui l'ingresso era crollato, gli speleologi lo hanno liberato ed ora stanno studiando la miniera. È antica la galleria, poi è stata modificata con interventi 1949, arrivare fino agli anni 60, e si presume intorno agli anni 60 sia stata chiusa questa miniera qua. Dopo poi l'ingresso è stato crollato e ci è stato segnalato dai locali, di cui un proprietario qua ci ha dato il permesso di scavare, mettendo in sicurezza l'imbuco siamo riusciti a accedere all'interno della miniera. Poi siamo visto che, seguendo la direzione dell'aria, siamo riusciti ad arrivare a altri livelli di altre miniere che sono poste più in basso, 500 metri più in basso, con altri livelli. E attualmente adesso siamo fermi su una frana da mettere in sicurezza e comunque la miniera è ancora tutta in corso di esplorazione. Adesso la miniera è chiusa, messa in sicurezza con un cancello, perciò nessuno più può accedere tranne solo speleologi. Qua troviamo filoni di ferro e filoni di questa parete che abbiamo appena detto, che troviamo su anche in Alta Val di Scalve. Da anni il gruppo Montorfano di Iseo è concentrato sul territorio di Pisogne, sapendo del ricco patrimonio di miniere anche molto antiche. Alcune di queste sono tuttora, come detto, oggetto di esplorazione. Ma quest'anno si sono spostati anche sul Monte Giovetto in Valle di Scalve, dove si sapeva della presenza di antiche miniere non esplorate di recente in quota. Ci siamo imbattuti in una in particolare, che è chiamata Miniera del Giovetto. In questa miniera non è stato ferro come sul territorio di Pisogne, ma si è concentrato lo scavo e la ricerca di questo filone mineralizzato che si chiama barite con solfato di bario. Qua abbiamo trovato ingressi di vari livelli, 4-5 livelli questa miniera qua, ne stiamo esplorando due, di cui troviamo all'interno grandissimi vuoti con grandissimi scavi, camere con dei pilastri per sorreggere la volta delle gallerie, e hanno svuotato praticamente tutti questi cameroni, lasciando i pilastri di sostegno. Il materiale scavato veniva fatto passare da cameroni cosiddetti di rimonta che lo facevano scendere di livello in livello. In queste gallerie si trova ancora moltissimo materiale usato dai minatori. Possono essere detonatori, zappe, dei badili, degli scraper che non erano altro che praticamente delle benne contrascinate con degli arcani a livelli superiori che permettevano di grattare contro queste pareti convogliando tutto il minerale a queste tramogge qua. E niente, noi adesso ritorneremo con calma, stiamo esplorando ancora tutte queste miniere qua e c'è ancora tanta roba da vedere, stiamo documentando con filmati e video e perché poi successivamente faremo delle serate nel comune di Azzone, che c'è quello che ci ha dato i permessi per salire con i nostri mezzi per portare tutti i materiali in esplorazione in quota.